governo. Quindi è una cosa molto importante che noi ci proponiamo di abolire al più presto perché è una governance assurda e che ha permesso negli anni un impoverimento della RAI, perché purtroppo è questo che è accaduto. Allora, io vorrei presentarvi, proprio per rimanere in attualità, una proposta di legge che abbiamo già depositato in Parlamento alla Camera con una mia collega della Commissione Giustizia e che parla della diffamazione. Ora, questa proposta di legge da molti media è stata vista come un qualcosa di molto particolare, perché noi veniamo visti come il movimento che spesso se la prende con i giornali, che è contro i giornalisti, che è contro l'informazione, ma è esattamente l'opposto. Noi vogliamo un'informazione libera, vogliamo dei giornalisti che non siano pilotati dai partiti o da potenti di turno, vogliamo una democrazia in pratica, perché l'informazione è la base della democrazia, lo dice anche Colantino che è stato insomma, presentato per questo incontro. Allora, questa proposta di legge è stata presentata a giugno. Questo giugno ed è in discussione dai primi di agosto. C'è stata già la discussione generale, abbiamo già avuto insomma, un piccolo dibattito in aula e i primi di settembre doveva riprendere il dibattito, dovevano votarsi gli emendamenti e la proposta di legge insomma, doveva essere approvata in una mezza giornata perché comunque è una cosa molto semplice. Purtroppo ciò non è avvenuto perché ci sono state altre incombenze, ci sono stati altri problemi legati anche al finanziamento pubblico, all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e addirittura oggi ho avuto notizia che è slittata al 15 ottobre. Quindi io ho fatto discussione generale di una proposta di legge in aula a inizio agosto e la voteremo tramite emendamenti il 15 ottobre. Va bene, e questo per iniziare. Allora, in Italia i giornalisti sono veramente liberi. Come ho già detto, la libertà di stampa è la base di una democrazia, tant'è che nei regimi totalitari spesso la prima cosa che si fa è di mettere un bavaglio ai giornalisti, mettere un bavaglio all'informazione, perché i cittadini, se non sanno, sono molto più facilmente manipolabili e sono molto più, insomma, detti a sapere di cosa fa il governo. E purtroppo l'Italia, come insomma, ricordava anche Riccardo, risulta 57esima su 179 paesi, prima di Ungheria e seguita da Congo. Cosa accade? Che attualmente per la legislazione attuale, se un giornalista dice una notizia non fondata, rischia addirittura il carcere, che in fin dei conti è una punizione, riteniamo esagerata, perché per un reato di opinione è impensabile che ci possa essere una tale pena. Per fortuna ci sono pochi casi in cui i giornalisti sono stati accusati di questo, però ovviamente non è il massimo che nel nostro diritto sia presente una tale limitazione, tant'è che in 33 stati su 50 il reato non è nemmeno perseguito, quindi non c'è nel codice penale il reato di diffamazione a mezzo stampa. Che cosa accade in Svizzera? In Svizzera chiunque comunicando con un terzo il colpo rende sospetto una persona di condotta disonorevole o altri fatti che possono nuocere alla reputazione è punito a querela di parte con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere, ma di carcere. In Scandinavia, i paesi scandinavi, lo sappiamo, sono quelli più, diciamo, liberali per quanto riguarda il reato di opinione, ma anche per quanto riguarda proprio il rispetto della cosa pubblica e per tanti altri motivi anche legati allo stato sociale in genere. E la Scandinavia è quella che gode del primato appunto massimo della libertà di stampa, lo dice anche l'ultimo rapporto di Freedom House. In Svezia addirittura la legge sulla libertà di stampa e di espressione è considerata fondamentale al pari di quella sull'ordinamento costituzionale. Noi sappiamo che la nostra Costituzione, tramite l'articolo 21, protegge la libertà di stampa e la libertà di informazione e di pluralismo. Ovviamente un articolo che è nato, come pensate, subito dopo la dittatura fascista, per cui è un articolo davvero fondamentale per la nostra Costituzione anche dal punto di vista storico, secondo me. Quindi i giornali e i giornalisti, spesso, soprattutto quelli che vogliono scrivere d'inchiesta, perché purtroppo sono i giornalisti d'inchiesta quelli che spesso sono ostacolati, ricorderete per esempio il caso di Milena Gabanelli.
dove per un servizio andato in onda sul report, l'ENI chiese addirittura 4 miliardi di danni. Vabbè, questo va. Quando la RAI fa servizio pubblico, purtroppo succede anche questo. Questo è veramente un controsenso. È un lavoro rischioso fare attualmente il giornalista, soprattutto per chi dice la verità e per chi viene pagato a pezzo, perché fondamentalmente i giornalisti professionisti regolarmente assunti tra le varie testate giornalistiche o comunque da televisioni o altri media sono in numero attualmente inferiore rispetto a quelli che lavorano con partita IVA oppure addirittura lavorano a progetto. Per cui queste persone a volte devono fare un articolo, ricevono un compenso lordo addirittura di 5 euro, 4 euro, quindi è una categoria che purtroppo soffre tanto di questo mercato, ma anche del momento, perché alcuni media non si sono aggiornati, continuano a voler avere un certo tipo di rapporto con i media, con l'informazione. C'è ancora, insomma, una cultura che in Italia ancora deve un attimo, diciamo, allinearsi a quella dei paesi europei. Ma qual è fondamentalmente il problema in Italia? Il problema in Italia non è il carcere, anche se ci sono state delle campagne mediatiche molto forti, ricordiamo il caso Sallusti per esempio. Il problema in Italia è la lite penale, ovvero Roberto Fico dice qualcosa che a me non piace, perché non lo so, dice che io non sono una lavativa, non faccio quello che sono chiamata a fare, eccetera. Lo querelo, gli chiedo 400.000 euro di danni. Magari quella causa finisce, cioè viene subito archiviata, però questo è un modo anche per mettere pressione a Roberto e per farlo star zitto in certe occasioni, soprattutto se io sono un potente, un politico, ma anche una persona che lavora in una grande azienda, in un amministratore delegato. Questo può includere in un cittadino normale un timore e anche una paura a esprimere quello che è magari un suo diritto di opinione. Quindi chi strumentalizza le cause? Due categorie di persone, appunto, i potenti, che non vogliono che si parli di loro, e i furbi, che cercano di ricavarne soldi. Probabilmente questo molto spesso accade. In Inghilterra, ad esempio, nel 2009, la diffamazione mezzo stampa non è più reato, ovvero continua a esistere nel codice civile, non so come si chiama in Inghilterra il codice civile, ma non è più un reato penale. Allora, la differenza tra ingiuria e diffamazione, perché la nostra proposta di legge ha diversi articoli che trattano sia l'ingiuria che la diffamazione. L'ingiuria tutela l'onore e il decoro di una persona e nel momento in cui, per esempio, in questa sala si dice qualcosa di male su di me, io sono presente, quindi si tratta di un'ingiuria. La diffamazione, invece, lede la reputazione, ovvero quel concetto, quel complesso di concetti che è relativo all'identità personale di un soggetto. Quindi è un qualcosa di più ampio, solitamente il soggetto non è presente quando avviene la diffamazione. Allora, la nostra proposta di legge, nell'articolo relativo al codice penale, essenzialmente elimina il carcere, ma mette una multa più, diciamo, un limite massimo di multa un pochino più alto nello stesso codice penale. È una legge molto semplice, che era stata già proposta in passato, ad esempio dall'Italia dei Valori, semplicemente per eliminare il carcere, per fare, insomma, un po' di rumore mediatico, perché comunque questo è un argomento di cui si dibatte davvero tanto nella nostra società. Saranno almeno 20 anni che si parla di quanto sia infimo che nel nostro ordinamento politico, ci sia legislativo, ci sia ancora il carcere per reati di opinione. Ma andiamo avanti, perché non è questo il succo della proposta di legge. Anche qui per la diffamazione stessa cosa, si mette un tetto, diciamo, maggiore per le multe pecuniarie, ma viene eliminato del tutto il carcere. Ovviamente andiamo a modificare anche la legge sulla stampa, dove è previsto il carcere. Ma la vera novità, che è presente anche nel nostro programma, è nel codice civile, nel codice di procedura civile. Allora, attualmente, come vi dicevo, se Tizio dice qualcosa che a me non va, non mi piace, poi lo querelo.
invece la causa viene semplicemente archiviata, tutti amici come prima, andiamo tutti a casa, tutti felici e contenti. E invece no. Invece noi con l'introduzione del 96 bis chiediamo che nel momento in cui il giudice rigetta anche parzialmente la domanda risarcitoria, condanna anche d'ufficio l'attore a versare a convenuto, a ciascuno dei convenuti, un importo non inferiore, nel caso di rigetto integrale della domanda, alla metà del danno richiesto. Quindi se io chiedo 4 milioni di euro, me ne devi dare 2. E nel caso di rigetto parziale, alla metà della differenza tra il danno eventualmente accettato e quello richiesto. Quindi questo essenzialmente metterebbe un freno, perlomeno, a tutte quelle querele, anzi, a tutte quelle liti temerarie che avvengono semplicemente allo scopo di intimidare chi vuole fare l'inchiesta o chi semplicemente dice qualcosa di non, che a me non piace. Allora, molto spesso, in tutti questi mesi, quando insomma, ho presentato questa proposta di legge, mi veniva detto, la domanda era sempre la stessa, anzi l'affermazione era sempre la stessa, ma un giornale può rovinare la vita di una persona. Questo è vero, un giornalista può rovinare la vita di una persona. Quindi molti mi dicevano che il reato deve rimanere nel codice penale. In realtà nel nostro programma, nel programma del Movimento 5 Stelle, c'è scritto che si va verso una depenalizzazione del reato di diffamazione. Purtroppo il nostro paese oggettivamente non è ancora pronto, probabilmente per questa modifica. Io ne sono molto dispiaciuta perché per me il reato d'opinione non dovrebbe, insomma, l'avrete capito, non dovrebbe assolutamente essere presente nel codice penale, così come lo è in tanti altri paesi europei, magari che escono anche recentemente da una dittatura. Ma credo che l'informazione attualmente sia talmente vincolata, talmente legata al finanziamento pubblico, perché purtroppo è questo quello che avviene in Italia, c'è una grossa questione relativa al finanziamento pubblico con i libri e le cene, poiché nel momento in cui io giornale ricevo dei soldi grazie alla politica, oppure faccio il giornale del partito di turno, non mi verrà così semplice esprimere delle opinioni libere o comunque oggettive su un determinato fatto. Per cui non credo che siamo ancora pronti, e questo credo che sia soltanto un primo passo, perché noi l'abbiamo spesso detto, il Movimento 5 Stelle va verso un cambiamento culturale, il cambiamento, una rivoluzione culturale, la rivoluzione culturale è molto lenta, ha bisogno di tempo e quindi questo almeno potrebbe essere un primo passo. Ma in Commissione Giustizia, quando abbiamo presentato questa proposta di legge, ovviamente sono state abbinate altre proposte di legge. Come avete visto, qua non si parla di giornali telematici, di siti internet, di blog. In tutti questi anni, sono ormai 10 anni, tentano sempre di inserire un emendamento o una proposta di legge a Mazzablog, continuamente. E ovviamente anche in questo stato di caso. In Commissione Giustizia ci presentiamo così, io ero contentissima finalmente di discutere questa proposta di legge e leggo un emendamento dove, legato al reato di diffamazione e di ingiuria, ci sono anche i siti internet con natura editoriale. Allora, questa definizione non significa nulla. Quando l'ho letta ho fatto un balzo sulla sedia, ho chiesto immediatamente la parola e ho chiesto alla Presidente della Commissione Giustizia di dirmi esattamente dove nel nostro codice, nella legge sull'editoria, si trovasse la definizione di sito internet con natura editoriale, perché in questa definizione rientrerebbero i blog del ragazzo 14enne, i blog del Fatto Quotidiano magari di, non so, di Marco Travaglio, qualsiasi tipo di contenuto sulla rete. C'è stato un acceso dibattito, per fortuna, devo dirlo, il commissario, il sottosegretario alla giustizia ha accolto questa mia osservazione e si è stoppato tutto, perché dovevano aggiornarsi, dovevano parlare, perché questa è stata una cosa, insomma, che non si aspettavano. C'è stato un litigio anche acceso in commissione e alla fine siamo giunti a una definizione che
è avvenuta anche fuori nei corridoi, perché evidentemente non fa piacere vedere che si leggano certe cose nei resoconti e le persone, le altre parti che ti avvicinano magari fuori dei corridoi. E mi hanno chiesto, ma voi che cosa volete per far inserire questi siti, le testate online, tipo Repubblica.it, il fatto quotidiano.it? E io ho detto, questo è il momento per inserire questa definizione, probabilmente in un certo momento sbagliato, aspettiamo, ne scegliamo un'altra, andiamo avanti un'altra volta, però ora teniamoci a quello che è il testo della proposta di legge. Ma sai, ma dobbiamo regolare comunque questi siti internet, e io ho posto un'opzione. Trovate una definizione che possa legare i siti internet esclusivamente a quei siti internet tipo Repubblica.it, Corriere.it e non i blog, e noi ci siamo, perché è giusto che sia così. Insomma, tramite Cavigli hanno trovato una definizione che potesse andare bene e noi l'abbiamo approvata. Il problema è che nella definizione si sono dimenticati di una cosa fondamentale, ovvero dei commenti. Perché? Ovviamente su Repubblica.it, su fattoquotidiano.it, voi potete commentare. Allora, quei commenti, chi li deve regolare? Sono anche quelli relativi alla diffamazione via stampa o che cosa? Anche qui noi abbiamo sollevato una questione oggettivamente pratica, che credo che qualsiasi persona di buon senso che abbia studiato la normativa e sia un attimo insomma, aggiornata su quello che è la comunicazione, l'informazione, avrebbe detto. E loro anche in quel caso sono cascati dal pieno, quindi c'è stata anche in quel caso un'interruzione, un aggiornamento, insomma, questa è la vita che facciamo continuamente in Parlamento, perché ci si trova proprio di fronte a queste cose che sono per noi normali, evidenti, ma che per loro non lo sono. Un'altra cosa fondamentale è che noi, nel momento in cui siamo arrivati a discutere di questa proposta di legge, abbiamo avuto ovviamente avvocati, persone sindacati, direttori di giornali, tutti hanno detto, ragazzi, nel momento in cui c'è un articolo che magari è diffamatorio, non escludete la rettifica, ovviamente, perché anzi cercate di fare in modo che sia un atteggiamento di tipo buono, tentate di fare in modo che chi mette una rettifica poi non sia punibile penalmente. E per fortuna nella legge c'è questa opzione. Però allo stesso tempo dicevano, per favore non impediteci di commentare la rettifica, perché spesso potrebbe succedere che sia necessario un commento. Esempio, sull'articolo dell'Espresso. Un famoso articolo dell'Espresso si parlava di alcune società all'estero di Walter, insomma l'autista di Beppe, grande scandalo, grande come dire, putiferio per una notizia che in realtà era una sciocchezza. In quel caso, magari una rettifica poteva salvare la faccia dell'Espresso la settimana successiva. Però mi chiedo, nel caso in cui però si trattasse di un qualcosa relativo a, un nome a caso, Silvio Berlusconi, un nome a caso, Silvio Berlusconi, dove lui imputa al quotidiano, a settimanale, di aver detto qualcosa non attinente al testo in esame, del tipo, che so, un esempio, che ha evaso le tasse, chiedesse, no, questa cosa per me è diffamatoria, si parlava delle mie televisioni in Mediaset, perché inserirla, chiedo la rettifica e chiedo che quella cosa sia tolta. Allora, in quel caso, un commento, faccio veramente un esempio per assurdo, della testata potrebbe anche un attimo ridimensionare il caso, senza però, insomma, ledere quello che è il giusto diritto di Silvio Berlusconi a rettificare. Quindi, quali sono i punti di forza di questa proposta di legge che è uscita dalla Commissione Giustizia? Come ho detto prima, c'è l'accesso al provvedimento penale subordinato alla mancata pubblicazione di una rettifica, quindi noi agiamo su un comportamento di tipo propositivo, e questa è una buona cosa, c'è l'eliminazione della pena carceraria, e una cosa molto interessante, c'è l'abolizione dell'aggravante nei confronti di un corpo politico e l'estensione del segreto professionale anche ai pubblicisti.
Allora, la prima parte è certamente una cosa necessaria perché non vedo se io diffamo o insulto un cittadino che però siede nelle istituzioni, questo possa essere un aggravante. Non capisco perché, non capisco questo tipo di privilegio. Nel secondo caso, però, l'estensione del settore professionale ai pubblicisti è certamente un fatto importante, ma anche a questo punto, da persona ragionevole, mi pongo una domanda. A che serve avere l'ordine dei giornalisti, avere la distinzione tra giornalisti professionisti e giornalisti pubblicisti, se praticamente le due, diciamo, i due settori dell'ordine sono uguali, perché quello che differenziava i pubblicisti e i professionisti era soltanto il segreto professionale? Non avrebbe più senso, ovviamente. E io spero che, insomma, finalmente si vada per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti e tengo anche a precisare che è stata già presentata immediatamente una proposta di legge sia per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti sia per l'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria. Lo scontro in aula avverrà essenzialmente su queste tre, il 15 ottobre, su questi tre argomenti e ovviamente se si procederà come io sospetto, semplicemente all'abolizione della pena carceraria e non si inserirà una norma per regolare meglio le liti temerarie, sarà l'ennesima presa per i fondelli. Perché è l'ennesima proposta di legge propagandistica di questo governo che porterà in realtà nessun risultato utile né per la categoria dei giornalisti né anche per le persone che magari semplicemente fanno un servizio di pubblico interesse tramite blog, siti internet o altro. E questo purtroppo è uno dei. Le prese per i fondelli sono qualcosa al quale siamo pesantemente abituati in Parlamento e dai quali ci dobbiamo difendere perché purtroppo poi passa spesso l'idea che il Movimento 5 Stelle ha votato contro il decreto emergenze ambientali. Però io vi confido una cosa, nel decreto emergenze ambientali, perché ci hanno detto grillo contro i terremotati, grillo contro tutto, nel decreto emergenze ambientali c'era anche qualcosa che mi riguardava e riguardava la Val del Brembo. Nell'articolo 7 ter, perché poi ce ne mettono insomma, sempre tanti, erano destinati, anzi sono purtroppo destinati, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024 per il terzo valico dei Giovi e anche per la TAV del Brembo. Noi ovviamente con il nostro, diciamo, la nostra solita superficialità del populismo abbiamo presentato un emendamento che eliminasse il finanziamento per la TAV del Brennero e che destinasse quei soldi a opere legate al pendolarismo, legate a tratte già in uso e storiche che non sono valorizzate, insomma, che ripristinasse quelle cose che già sono esistenti in Italia e che però non vengono sfruttate. Ovviamente, come lo dico a fare, anche questo emendamento è stato bocciato e non potevamo ovviamente votare a favore di una cosa del genere e questa è solo una dei tanti punti assurdi presenti nei decreti che spesso ci presentano in Parlamento. Per cui attenzione purtroppo anche all'informazione perché chi insomma spesso la fa è veicolato da poteri che nemmeno noi possiamo immaginare. Segue, apprezza, supporta il nostro lavoro perché capisce benissimo il contesto.